Allora ragazzi, prima settimana a Bali, siamo col direttore qua dell'hotel, del resort, il nostro amico Gatto. Allora, che dire, siamo in una zona chiamata Bedugul, zona di risaie, montagne, foreste, c'è un vulcano qui più su a nord. Zona incredibile, praticamente tutta natura, completamente diverso dal sud. Vicino all'aeroporto c'è un casino della Madonna. Il primo giorno ho avuto un po' uno shock, veramente troppa gente, troppi motorini, scooter, un traffico assurdo che comunque c'è sempre, ma al sud molto di più. Essendo vicino all'aeroporto, la gente si concentra tutta lì, i turisti, mentre diciamo che i viaggiatori tendono ad allontanarsi dalla zona aeroporto e cercare un po' zone più naturali tipo queste. Tra l'altro qui i resort costano veramente una fesseria, direi hotel, ma questo è un resort praticamente con piscina e un sacco di terrazze, vista la montagna, le foreste. In pratica qui abbiamo pagato meno di 30 euro la doppia con colazione per due persone e ce l'hanno servita qui sulla terrazza con questa vista. Oggi torniamo verso sud a Kuta, che è la zona più prettamente turistica. Ovviamente lì i prezzi lievitano, cominciamo a vedere hotel sui 40-45 senza colazione. Chiaramente è giusto perché torniamo verso zona aeroporto, poi andremo alle isole lì vicino. Quindi assolutamente consigliato spostarsi dalla zona più turistica, andare verso questa meraviglia, anche perché a Bali non si viene per il mare, almeno noi sicuramente non veniamo per il mare venendo da Mallorca, dove le spiagge sono più belle che a Bali, ma qui c'è tutta una situazione legata alla spiritualità, ai templi e soprattutto alla natura, e questo è il punto forte di Bali secondo noi.